Eccoci, il 14 di settembre è giunto ed evidentemente in queste ore tutte le prime pagine dei giornali, anche della TV, sono un po' dedicate a questa situazione alquanto drammatica, perché tanti gli alunni esclusi dalla scuola statale, molti di questi sono bambini poveri, dalle zone più svantaggiate economicamente, poi c'è il grosso capitolo dei disabili. Certamente in queste ore è facile accendere i riflettori su questi invisibili. Evidentemente però noi avvertiamo sempre il bisogno e il dovere, accanto alla denuncia, di far seguire delle soluzioni, altrimenti una volta che si spengono i riflettori, perché lo impone evidentemente la vita che corre, resta risolto il problema. Noi in questi 200 giorni di lockdown abbiamo evidenziato che il problema del sistema scolastico italiano è tale per cui è un sistema scolastico iniquo, ereditato da pre-Covid, dove il ricco sceglie e il povero si accontenta, ma di fatti un sistema che tende ad alimentare le disparità. Il Covid, facendo riemergere questo problema, ha aggravato la situazione, portando il sistema scolastico danico ad un sistema dove il diritto all'istruzione si appresta a diventare un privilegio. Fino a qualche giorno fa era un allarme lanciato, oggi è realtà. Perché, al di là dei numeri, sono tanti, ma fosse soltanto un allievo povero e un allievo disabile escluso dal diritto all'istruzione sarebbe già grave. Evidentemente sono tanti. Il che ci deve preoccupare. Ci deve preoccupare perché questi sono i drammi e i danni del monopolio educativo, senza alcuna valutazione se non in punta di diritto e in punta di economia. Quindi il fatto che in Europa la scuola riparta, in Italia evidentemente non riparte per tutti, non è soltanto da attribuire al banco che manca o al ragazzino che segue la lezione senza banco, è da attribuire ad un punto di non ritorno in cui l'Italia è arrivata. Cioè l'Italia per anni avrebbe dovuto confrontarsi su un sano processo fra sistema pubblico statale e sistema pubblico paritario e privato. Non l'ha fatto. Non l'ha fatto un po' per ideologia, un po' per noncuranza, un po' perché quando gli allarmi non sono così evidenti tendiamo a trascurarli. In queste ore colpisce la rilettura del Manzoni, ove per far capire ai cittadini che c'era la peste, si mise un morto sul carro e lo si fece girare per le vie. Così capirono che c'era la peste e la peste era un problema. E in realtà vale sempre un po' per tutti questa vicenda. Tutti quanti abbiamo bisogno sempre di vedere il dramma, il problema che viene evidenziato per prenderlo in considerazione. Quindi che cosa succede? Che l'Italia si trova a un punto di non ritorno e si trova a un punto di non ritorno in questo governo, in questo Parlamento, ma anche nei futuri governi e nei futuri parlamenti. È evidente, lo ha ricordato anche il presidente Mattarella nel suo discorso di inaugurazione all'anno scolastico, dove dice che se l'articolo 34 dice che la scuola è aperta a tutti, implica anche necessariamente una collaborazione di tutte le forze politiche, ma anche di tutte le forze istituzionali e cittadini. Quindi il fatto che il cittadino si debba occupare della scuola non è un diritto, ma è anche un dovere. Quindi qual è il punto di non ritorno in cui si trova oggi l'Italia? Il paese Italia è a questo punto. O inserisce una sana collaborazione, un processo virtuoso fra le 40.000 sedi scolastiche statali e le 12.000 paritarie, permettendo a 8 milioni di studenti di rientrare in classe, attraverso i costi standard di sostenibilità, cioè nuove linee di finanziamento, quota capitaria, o altrimenti è evidente che anche qualora arrivassero i banchi e le rotelle di andare, il diritto all'istruzione non ripartirà e non ripartirà per tutti, perché non è sufficiente far ripartire quattro mura se non ci sono i contenuti. E i contenuti mancano perché in queste ore sappiamo tutti quanti che abbiamo 250.000 cattedre vacanti, quindi non è un problema solo di strutture, ma è un problema anche di organico. Infatti, il caso della mamma col bambino Down di Pisa che ha dovuto
tenere in casa il figlio perché mancava la docente di sostegno è un evento non solo allarmante di per sé, ma è una cartina tornasole. Quindi in assenza, evidentemente il Covid ha solo accelerato quel processo di fronte al quale l'Italia si sarebbe dovuta trovare, se non quest'anno, l'anno prossimo, l'anno ancora dopo. Di fronte ad un sistema di questa portata, dove si spendono 8.500 euro per ogni allievo che frequenta la scuola statale ed è una scuola statale dove noi dichiariamo laica, libera, aperta a tutti, dove c'è posto per tutti, evidentemente è una narrazione che è stata smentita dai fatti. In una scuola statale dove con 8.000, è la domanda che ci poniamo in questa puntata, è la seguente: com'è possibile che per un allievo che costa 8.500 euro nella scuola statale alla famiglia gli diciamo che si deve far andare bene tutto, oppure che il figlio faccia scuola seduto per terra perché manca il banco, tanto arriverà purché riparta, ci va bene tutto, o che manca il docente di sostegno purché riparta, ci va bene tutto. Quindi in queste ore alle famiglie noi dobbiamo restituire la capacità di sdegnarsi, perché se restituiamo loro la capacità di sdegnarsi, daremo loro anche gli strumenti e i mezzi per risolvere questo problema. La famiglia italiana non si deve far andare bene tutto. Per quell'allievo, la famiglia e tutti gli altri contribuenti hanno speso 8.500 euro. Quindi la domanda è: perché in post-Covid la scuola statale che ha a disposizione 8.500 euro per ogni allievo non riesce a ripartire? E i drammi sono le strutture, l'organico e i trasporti. Dove vanno questi 8.500 euro? In queste ore è lampante che la scuola statale non è riuscita a ripartire. Non è responsabilità, o meglio dire colpa, da attribuire ai dirigenti o ai docenti. Perché un dirigente della scuola statale è chiamato a far ripartire la scuola con una totale assenza di autonomia, e tutti sappiamo che senza autonomia e senza risorse nessuno può far ripartire una benché minima realtà complessa, figuriamoci la scuola. Quindi, a fronte di 8.500 euro dove vanno, visto il risultato, e come può un dirigente di una scuola statale far ripartire la scuola statale senza autonomia? Non può scegliere docenti che arrivano da Roma, docenti che non sono abilitati per la cattedra di cui il dirigente ha bisogno di un docente di matematica, arriva uno di musica, di contro abbiamo 250.000 cattedre vacanti e altrettanti precari, c'è qualcosa che non va. Dove vanno questi 8.500 euro se non vanno nella carta igienica che la famiglia chiediamo di portare a scuola, o la risma di carta, o nel docente che non c'è o che viene sottopagato? Da qualche parte vanno. Il Covid ha reso questa domanda sempre più impellente. Noi la rivolgiamo al Ministero, al Governo, ma anche al Parlamento. Dove vanno questi 8.500 euro se la scuola statale non è riuscita a ripartire con questa somma? Vedete, perché facciamo questa domanda? Perché in queste ore il Covid ha anche poi dato di per sé le soluzioni. Perché mentre in questi mesi abbiamo denunciato che la scuola paritaria non è libera perché la famiglia che la sceglie deve pagare la seconda volta le tasse prima e la retta poi, è altresì vero che in queste ore le scuole paritarie sopravvissute al Covid e quelle scuole paritarie che sono scuole che hanno una retta che va dai 3.500 per l'infanzia fino ai 5.500 per il liceo sono ripartite. Allora la domanda è: come ha fatto una scuola paritaria con una retta ben inferiore a quella dello Stato, che si colloca intorno ai 5.000-5.500, il famoso costo standard di sostenibilità che noi abbiamo detto, come ha fatto a ripartire? È una scuola che non è stata aiutata dallo Stato. Ricordiamoci che per questi allievi lo Stato, in questa tabella che abbiamo prodotto per voi, metterà evidentemente i numeri a conoscenza di tutti. Per questi allievi, 900.000 alunni che frequentano la scuola paritaria, lo Stato destina 500 euro ad allievo di contributo e che insieme alla detrazione cubano 752 euro. Quindi la differenza ce la mettono le famiglie che pagano due volte e le scuole che si indebitano. Ma di questo ne abbiamo già ampiamente parlato. La domanda
cruciale di questa puntata è come è stato possibile allora che una scuola che costa 8.500 euro non è riuscita a ripartire ed una scuola che costa 5.000, 5.500 euro è riuscita a ripartire. Com'è possibile che nella prima diciamo alle famiglie che si devono far andare bene tutto perché riparta e nella seconda riparte con l'organico, riparte con il distanziamento, riparte con le mascherine e il gel anche se quello che aveva promesso in Roma non è ancora arrivato? Riparte con i banchi, anche se il Ministero non ha ritenuto di degnare del minimo sguardo questi 900.000 alunni. Il Ministero in queste ore, sappiamo tutti quanti, il Governo e il Parlamento, che in tempi di lockdown a questi 900.000 alunni che frequentano la scuola paritaria, a cui destinava 750 euro, quelli ha destinato, non ha destinato un centesimo di più. Ha detto a queste scuole arrangiatevi. Arrangiatevi a trovare le mascherine, il gel, se forse le avrò, ve li manderò. Queste scuole non potevano, con l'incertezza arriva o non arriva il gel e la mascherina, alcune lo stanno ancora aspettando di aprire. Quindi hanno riaperto queste scuole dotandosi nell'ordine di mascherine e di gel da dare ai ragazzi, di banchi per il distanziamento, di protocolli di sicurezza, del medico scolastico. Una serie di documentazioni, carteggi, indicazioni che ha comportato un lavoro di H24 per 3 mesi di docenti e dirigenti. E questa scuola paritaria è ripartita con 5.500 euro. Che cosa è successo? E allora arriviamo a dipanare e a tentare di rispondere alla prima domanda: perché una scuola statale che costa 8.500 euro non riparte e riparte male e non riparte per tutti, e una scuola paritaria che costa 5.500 euro riparte, riparte alla grande, riparte bene e riparte per tutti gli allievi. Sospendiamo per un momento altri tipi di giudizio. Questo avviene come avviene in tutta Europa e come avviene in tutte le realtà complesse, chi ha, si intende minimamente di principi microeconomico e organizzativo sa bene che la scuola statale non è riuscita a ripartire nonostante 8.500 euro perché al dirigente di scuola statale manca l'autonomia. Il dirigente di scuola statale di quegli 8.500 euro non vede un becco di un quattrino, non vede un centesimo. Al dirigente di scuola statale, noi per anni abbiamo detto che doveva far girare la scuola con una pseudautonomia ma senza risorse, quindi alle mani legate. Un dirigente di scuola statale, per quanto sia bravo e lodevole, si occupa della direzione di scuole che hanno 600, 800, 1000 alunni più altre 5 scuole con reggenze magari collocate a chilometri. Già era complicato prima questo scenario. Oggi con il Covid, senza autonomia perché non hanno risorse. Loro il banco, qualcuno ha potuto comprarseli, altri devono aspettare da Roma. E se Roma gli ha detto vuota quella classe, metti quei banchi al macero, li depositi in giardino, in attesa che il carro attrezzi li venga a prendere, ti manderò i banchi e poi questi banchi non arrivano. Il dirigente di scuola statale si deve far andare giù, che ha la classe senza banchi, e dire agli alunni che devono fare lezione per terra e i genitori, pazienza, purché parta, parta così, e avere l'atrio piuttosto che i giardini con i banchi accatastati. Questo nessun dirigente di scuola statale, se fosse stato autonomo, l'avrebbe fatto. Evidente, ma non avendo autonomia lo deve fare. Un dirigente di una scuola statale che aspetta l'organico al 15 di settembre e gli viene detto che l'organico gli arriverà a ottobre, quando ci saranno quei concorsi, non ha la possibilità di fare uno straccio di programmazione. Questo è il problema di un dirigente di una scuola statale. Quindi il Covid ha riportato alla ribalta quello che è il dramma, il guaio, ma anche la soluzione. La scuola statale non è ripartita nonostante sprechi 8.500 euro e ne basterebbero 5.500 perché il dirigente non ha autonomia. E la scuola statale è utilizzata e strumentalizzata dalla politica di qualsiasi colore per svolgere la propria campagna elettorale. Grazie al cielo. Non è più possibile perché il Covid ha smascherato il problema, quindi nessuno potrà più dire il contrario di questi dati di fatto, a meno che non ci voglia smentire, però in punta di diritto e in punta di economia. Quindi risposta alla prima domanda, la scuola statale nonostante costa 8.500 non riparte perché al dirigente manca autonomia, la scuola paritaria con 5.500 euro pagate
Ricordiamo, 752 euro dai contributi dello Stato e la differenza data dalla famiglia e data dalla scuola che si indebita riparte. Riparte perché il dirigente ha avuto autonomia, ha potuto spostare i banchi, ha potuto mettere il nastro colorato sui banchi, ha potuto fare il distanziamento, ha potuto fare una programmazione scolastica con l'organico, ha potuto fare un protocollo di sicurezza, ha potuto fare patti di intesa, ha potuto dotarsi di un medico scolastico, ha avuto quella che in economia si chiama autonomia gestionale. Nessuno può gestire un ospedale, un bar, un cinema senza un minimo di autonomia, ancor più una scuola, è evidente. Quindi la prima risposta in queste ore è questo. Quindi il primo atto che i nostri governi, i nostri parlamenti devono compiere in Italia è quello di dotare di autonomia la scuola statale. Detto ciò, perché il dirigente saprebbe molto meglio come far girare la scuola. Detto ciò, il dramma del clientelismo piuttosto che il dramma di altri inganni si sanano con il controllo, evidentemente, dello Stato garante, e parallelamente, se 8.500 euro non sono stati sufficienti, o meglio dire sono stati troppi, tanto da impedire alla scuola statale di ripartire, forse è quanto mai necessario rivedere le linee di finanziamento del sistema scolastico italiano, perché evidentemente questi 8.500 euro non vanno nelle strutture, non vanno nell'organico, non vanno nei trasporti, non vanno nella carta igienica, non guadagnano di più i docenti. Dove vanno? Vanno nei rivoli della morsa, dello spreco, evidentemente sì, dello spreco, perché se scontento tutti vuol dire che si perdono nello spreco. Allora la scuola, che è una struttura complessa, domanda un general manager in queste ore che sappia a livello nazionale rivedere le 40.000 sedi scolastiche o le 12.000 sedi scolastiche paritarie, quindi 40 statali e 12.000 paritarie, vedere le classi di concorso, le cattedre libere, le cattedre occupate, il fabbisogno educativo di questi 8 milioni di studenti, ove collocato territorialmente. E attraverso nuove linee di finanziamento che noi ribadiamo si collocano a 5.500 euro, pagando bene le strutture e pagando bene i docenti. Evidentemente, se la scuola con 5.500 euro è ripartita, oggi diventa una testimonianza vivente per lo Stato, che questo che noi andiamo dicendo da più di 10 anni corrisponde al vero, quindi c'è la prova provata dei fatti. A questo punto vedete che 5.500 meno 8.500 evidenziano che la scuola italiana riparte liberando parecchi miliardi di euro alla morsa dello spreco. In queste ore che il governo e il Parlamento sono e saranno impegnati per parecchi mesi con il Recovery Fund, il progetto evidentemente di spesa non può non fare conti con questa priorità: rivedere le linee di finanziamento del sistema scolastico italiano, non solo per risparmiare e spendere meglio i denari pubblici che già ieri erano un'urgenza, ma anche perché oggi si è aggiunta l'urgenza che il diritto all'istruzione non sta ripartendo per tutti, nonostante queste somme di denaro spese, io aggiungo sprecate. E quindi non far ripartire il diritto all'istruzione, come ci ha ricordato nell'ordine temporale il dottor Draghi, rischia di condannare i giovani a non avere gli strumenti per pagare il debito domani. Come ha ben ricordato il Presidente della Repubblica Mattarella, se non investiamo nei giovani, nella scuola, non riparte il Paese. E la scuola, dico io, è un affare di tutti, non è un affare pubblico o privato o di qualcuno, è un affare di tutti i cittadini. Quando qualcuno dice che la scuola paritaria è la scuola dei ricchi per i ricchi, questi 5.500 euro oramai hanno sfatato questa mitologia, hanno dimostrato in queste ore di Covid che la scuola paritaria è diventata un modello gestionale anche per la scuola statale, perché il dirigente della scuola statale, dotato della stessa autonomia, avrebbe sicuramente potuto far ripartire la scuola statale. Quindi oggi all'evidenza si impone il modello del pluralismo educativo. Grazie.